Il pastore arriva a Nuoro dai piccoli centri della provincia, spinto dalla necessità di sbrigare i suoi affari, grandi e piccoli. Ma è proprio qui che nuovo e vecchio si mescolano più confusamente, sicché vi si muove con diffidenza e cautela, quasi con avversione. Il pastore non ritrova i segni della civiltà arcaica a cui è legato, mentre l'altra civiltà, quella contemporanea, gli appare incarnata nei simboli ostili di sempre: il carcere, l'ufficio delle imposte, i carabinieri. Perciò, nella città, il pastore si sente isolato e indifeso. E una sua canzone popolare ha gli accenti di un doloroso ma irrevocabile rifiuto. Addio, Nuoro, addio. Ti sto per salutare. Ci rivedremo il giorno che i morti saranno vivi. I momenti di incontro di questa società che conserva intatte tutte le sue tradizioni sono le grandi sagre popolari. A Sedilo, proprio nel centro geografico della Sardegna, si venera San Costantino, l'imperatore romano che gode in ogni parte dell'isola di una devozione immensa e del tutto particolare. La Chiesa non l'ha mai santificato, anche se ne tollera il culto, ma questa gente si rivolge a San Costantino Magno imperatore con un fervore profondo e primitivo. L'imperatore Costantino, Vito Summa Assenzio, appare a questi uomini soprattutto come simbolo di forza e di ardimento. Perciò la festa li eccita e li accende, e ubriachi e rissosi si abbandonano ad impeti scomposti, in cui riaffiorano la passione agonistica e l'antico istinto guerriero. Vengono a migliaia da tutti i paesi dell'isola, spinti sì dal sentimento religioso, ma soprattutto per assistere all'Ardia, una rievocazione della battaglia fra Costantino e Massenzio, cui daranno vita i più spericolati cavalieri del paese. Nessuno del tuo popolo è cristiano, scrisse Gregorio Magno a Ospitone di Barbagia. Il figlio di Dio non è disceso nelle mastruche dei sardi, diceva San Gerolamo. Jesus est colau imperiau a un urraio. Gesù è passato a cavallo di un fulmine, dicono in Barbagia. E proprio per quel rapidissimo passare di Gesù, sul profondo paganesimo di questa gente, si è fermato soltanto il Dio del Vecchio Testamento, l'irato Dio dei fulmini.